solo tu ci fai sognare. Un sol battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un sol grido. Seria! La più bella del mondo è la squadra rosa nero, la difesa non si passa, centrocampo è fantasia, e l'attacco è una mitraglia favorita, una fortezza, i tifosi un'esplosione, salta il grido. Crescita molto importante sul piano dei movimenti, dei tempi di gioco, dei movimenti di smarcamento nella tattica individuale dell'attaccante, e riesce sempre ad attaccare la profondità come gli chiediamo, e penso che le sue qualità, le sue caratteristiche siano venute fuori alla grande. Nello stesso tempo però è un ragazzo che dimostra grande equilibrio, è un ragazzo di, pur avendo 21 anni, 22 anni, dimostra di averne 35 per quello che, per come ragiona, per come si applica sempre durante la settimana, per come crede sempre nel lavoro che fa, e questi sono dati importanti per poter pensare che possa fare una grande carriera, e gliela auguro perché la merita tutta. Vittoria importante che conferma un Palermo in grande spolvero e con la solita abitudine, anche questa volta abbiamo preso un palo alla traversa, insomma, praticamente ci confermiamo anche la squadra che sa pigliarla nel migliore dei modi in questo campionato, però un successo che riconferma la grande partita che abbiamo visto ad Udine, e soprattutto anche Sociev che si conferma grande realizzatore. Sì, Sociev è veramente una sorpresa, sicuramente un giocatore dal quale ripartire il prossimo anno insieme ai vari Quaison, i vari Belotti. Nessuno si aspettava un'esplosione così già da questo finale di stagione. Il terzo gol già segnato dopo quello di Udine, quindi una media realizzativa altissima, quasi 1,5 a partita, quasi da attaccante. E poteva fare anche il terzo, però poi un eccesso di altruismo ha negato la gioia del terzo gol del Trisse al Bulgaro, che comunque si conferma un'ottima sorpresa per questo campionato, così come tutto l'attacco del Palermo, perché anche oggi Dybala, anche se non ha segnato, ha preso un palo come hai detto tu Mario, però ha fatto un'ottima partita, ha fatto anche un bellissimo assist proprio per Sociev, ha preso la traversa, ha fraseggiato bene con Vasquez, quindi le solite conferme per il Palermo, che ha migliorato anche la fase difensiva, quindi che ha sofferto poco nonostante Gasperini nell'ultimo quarto d'ora abbia inserito 5 punti, quindi un ottimo Palermo, e speriamo di continuare così fino alla fine della stagione. Senti, in tribuna la presenza anche dell'allenatore dell'Argentina, a dimostrazione che questo Palermo rimane sempre nell'attenzione anche dei club nazionali, naturalmente importanti. Sarà rimasto sorpreso nel vedere giocare bene Dybala, ma penso anche tutti un po'.
Sì, che penso che anzi è arrivato troppo tardi il Tata Martino, perché già da diverse partite Dybala gioca un calcio veramente superiore, un gradino superiore a tutti gli altri, quindi si meritava già una convocazione nei mesi precedenti. Però è chiaro che continuando di questo passo il futuro della nazionale per Dybala è garantito, insieme a Agüero e a Messi formerebbe un tridente veramente fantastico per l'Argentina. Senti, e anche l'ingresso di Belotti ci ha fatto vedere una ottima rapporto buono, diciamo un accordo con Dybala, e poi soprattutto crea anche un attimo, alza la squadra e crea anche degli spazi per gli altri, mentre Dybala per esempio aveva fatto più cross per gli altri con Belotti, era Belotti che serviva anche Dybala e abbiamo visto più tiri di Dybala. Sì, quando entra Belotti è chiaro che si aprono gli spazi perché i difensori devono concentrarsi anche su di lui, quindi hanno un pericolo in più. Belotti è bravo ad andare in profondità, ad allargare gli spazi, ma anche a servire i suoi compagni, quindi sicuramente è un giocatore dal quale ripartire per il prossimo anno, e chissà che magari in un futuro non possa anche lui ritagliarsi uno spazio nella nazionale, perché è veramente un giocatore che ha tutte le caratteristiche del caso, le carte in regola per far parte dell'undici azzurro, visto che c'è anche, diciamo, una carenza di attaccanti, non ci sono più i vecchi giocatori come Baggio, Del Piero, adesso ci sono i Zaza, i vari Berardi, e perché no anche Belotti potrebbe entrare benissimo in questo diciamo attacco azzurro. Senti, un giocatore si sta confermando e speriamo che il nostro presidente lo compri e diventi un giocatore titolare del Palermo, del Rispoli. Fantastico, sulla faccia scende, crossa, fa delle cose veramente, e non solo, copre bene, diciamo, la difesa adesso, diciamo, non me ne voglio nessuno perché sapete quello che pensavo su Muñoz, adesso che non c'è più lui i risultati si vedono, la Palermo ha una difesa, gli altri sono tutti più tranquilli, non sbagliano più, e quindi molte critiche che si pigliavano adesso non ci sono. Però torniamo a Rispoli, credo che, non so se sei d'accordo tu, dovremmo sperare che venga riconfermato, perché in questo ruolo probabilmente è uno dei giocatori migliori che ci sono in Italia. Sì, forse. Io me lo auguro, perché anche lui insieme a Cioce credo che sia la sorpresa più piacevole di questo finale di stagione. Un'ottima partita Udine, oggi contro il Genoa si è riconfermato e ha tenuto sotto attacco la fascia del Genoa per tutti i 90 minuti. Sette polmoni, implacabile, ha alternato bene la fase offensiva e quella difensiva, ha sfornato anche diversi cross. È stato sfortunato perché comunque un gol gli è stato annullato, un altro poi è stato bravo la Manna a intercettare un bel diagonale, quindi è mancato solo il gol. È un giocatore che comunque anche lui ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori, perché nessuno si aspettava un Rispoli così forte, quasi alla Roberto Carlos, veramente alla Cafu per la verità, veramente un grande terzino. Senti, ultima battuta, mettiamo da parte subito questa partita, 41 punti, una squadra che continua a crescere, che si è posta l'obiettivo dei 50 punti, che secondo me sono assolutamente raggiungibili, ma che adesso ha un appuntamento col Parma, un Parma che abbiamo visto sta onorando comunque il campionato, però io penso che un Palermo come quello che abbiamo visto a Udine è qui, probabilmente può tranquillamente andare a provare a vincere la partita. Sì, tutto dipenderà dalle motivazioni delle due squadre. È chiaro che il Parma è una squadra che non si vuole arrendere, anche perché i giocatori sono in cerca di contratti e quindi devono mettersi in mostra, quindi daranno filo da torcere al Palermo fino alla fine. Però come dicevi tu giustamente, Mario, è chiaro che tutto dipende dal Palermo, perché se gioca come ha giocato oggi, se gioca come ha giocato a Udine, penso che non ci sia assolutamente partita, perché un attacco così devastante poche squadre della Serie A possono avere. Senti, tutte le mie interviste finiscono, siccome nel cuore siamo il rosanero, forza Palermo. Di quante cose vedi che mi fanno suonare. Se vai da rosa, sorride più nera. E io, che sono bella, mi voglio maritare. Se vai da rosa, sorride più.
difesa di Lazio era sventurato, perché il padre della squadra poteva anche dire al suo lavoro. Sì, noi abbiamo creduto, però il passaggio purtroppo è fatto così, di momenti positivi e negativi, quindi bisogna cogliere magari il momento giusto del massimo della vincita. Senti, dopo quella botta di palla sulla traversa, cosa hai pensato quando hai tirato in porta? È andata quasi sul gol, però l'ho presa bene, però purtroppo non è arrivato il gol. Però la cosa che è la più importante è che avevo portato in casa i 3 punti, e questa cosa è come se avessi fatto il gol. Gazzetta allo sport? No, qua. Senti, segna Lazzar, segna Scholl, e il messaggio è questo da parte vostra. C'è Palermo che sta maturando nel collettivo. Assolutamente, ogni settimana ho parlato di che dà molto spazio ai giovani, che cerca di far crescere i giovani, di far imparare cose importanti. L'abbiamo visto, Scholl sta dimostrando di poter giocare in questa categoria, sta dimostrando, lavora sempre al massimo, sono bellissimo per i miei compagni, per tutti i ragazzi giovani, anche per gli anziani che ci danno una grandissima mano. Ti chiedo, scusami, ultime due domande e poi porteremo l'ISPOL, ci sono dei punti di Scholl. Oggi era una giornata forse importante per Di Bab, perché era osservato il speciale, avete giocato anche un po' per lui, perché l'abbiamo finito? Queste cose esterne noi non le risolviamo, non le vogliamo sapere. Le cose si sanno quando si finisce di giocare, quando il campionato abbiamo giocato, abbiamo continuato a fare il nostro gioco, come sappiamo, e abbiamo dimostrato una sua qualità e veramente una qualità. C'è l'ultima curiosità? Dybala è un giocatore che tiene impegnati anche più giocatori di difesa, i due gol sono molto opera sua nonostante fosse circondato da avversari. È un peccato perché io non è che mi aspettavo chissà che cosa, perché questa era una partita dove, come ho detto, avevamo tanta assenza la terza partita, però per come era la gara poi in campo un pochino l'abbiamo sciupata anche noi. Thank you.
Mato, a Udine tre punti importanti, è stata un po' la vittoria della svolta che vi ha un po' sbloccato mentalmente? Sì, prima abbiamo fatto una grande gara, abbiamo fatto tutto che si può fare al calcio, penso io, perché la voglia, l'emotivo, sono grandi perché abbiamo saputo che questa vittoria per noi è importante e ora siamo anche un po' liberi, tranquilli, possiamo, però questo non è un punto dove dobbiamo fermare, dobbiamo fare più adesso contro Genoa. Ti posso chiedere, secondo me tra i segreti di questa vittoria c'è il rendimento del centrocampo. Non avete dato respiro ai giocatori dell'Udinese, grande pressing sin dal primo minuto. Come ti trovi a giocare con due mezzali comunque molto concrete come Rigoni e Cioci? Ma secondo me questo sono calcio e calcio. Come giochiamo non è importante, dobbiamo dare tutto che possiamo dare alla partita e questo abbiamo fatto, sì. L'abbiamo visto. Finora hai giocato nel ruolo diciamo di regista, però tu all'occorrenza potresti fare anche la mezzala, è un'opzione che Iachini ti ha proposto durante gli allenamenti, qualcosa sulla quale hai lavorato o insistete sempre sulla stessa posizione? No, adesso sono sempre a questa posizione perché penso che non ho fatto male, ho giocato per me, io sono soddisfatto. Sì. Ci fai delle analogie tra il tuo primo anno in Serie A col Siena e questa esperienza da gennaio con Palermo, cosa è cambiato in te, cosa hai trovato di diverso nella Serie A? Ma sicuro che adesso ho più esperienza, più partite, perché sono stato giovane, diciamo, da anni, e sono arrivato un momento, non è facile per sia perché siamo andati a Serie B, però adesso penso che sono come un giocatore completo, però questo non è basta. C'era Benny con la parola. Tu arrivi a Palermo e dopo due giorni diventi titolare, da quel momento quasi non esci più dalla squadra. Più merito tuo o più merito di Iachini? Non ho capito questo ultimo, però io ho fatto 5 allenamenti prima che sono venuto qua e certo che spero che giochi subito, però sono un giocatore, questo è il mio lavoro, penso che tutti vogliano così fare. Questo adattamento veloce, secondo te è più merito tuo o di Iachini? Questo non posso rispondere perché a questo momento è stato male Rigoni questa notte prima di partita. La completo io la domanda, cosa ti ha dato il Iachini? Tanto mi ha dato ma tutto, lui ha parlato, prima in 2-3 settimane ha parlato tanto con me perché l'Italia è un po' diversa di Germania, di Croazia, mi ha aiutato tanto, mi ha spiegato tante cose, grazie a lui. Qual è l'obiettivo, a parte quelli del Palermo, di Iaialo da qui alla fine della stagione? Penso, segnare un gol almeno, più gol? Ma io voglio fare ogni partita, sì, però più importante è che giochiamo bene, facciamo ancora un po' di punti, che
possiamo andare dopo il campionato a casa contenti, felici. Senti, con Maresca si è creato una concorrenza, ma qual è il rapporto tra voi due? È un giocatore che ti ha aiutato anche magari a inserirti? Sì, certo, Enzo è un gran giocatore, anche un gran amico, mi ha aiutato tanto, parliamo anche tanto adesso, però concorrenza è bene per la squadra, c'è concorrenza, non c'è fame, non c'è quelle che sono importanti per calcio. Fondamentale per il rendimento del Palermo è stata la coppia di Bala Vasquez. Li conoscevi prima di arrivare a Palermo? Quanto ti hanno sorpreso come forza? Ma devo dire, perché questo anno è la prima volta che ho sentito per loro, perché hanno fatto un grandissimo campionato e anche adesso ho visto che sono grandi due giocatori che sono molto importanti per me. C'è un'altra domanda di Fabrizio? No, volevo un commento tuo su Rigoni, un centrocampista che segna tanto, è arrivato al sesto gol in campionato. Quali sono le sue qualità? Ma penso che tutti i giocatori hanno le sue qualità, adesso non posso dire lui c'è questo e lui c'è questo. Certo che la qualità di lui aiuta la squadra. Da Fabrizio e poi Salvatore. No, no, vai Sal. Sì, volevo chiedere, appunto, adesso arriva il Genoa che ha vinto recentemente il Parma. Che partito ti aspetta, appunto, contro il Genoa? Primo, penso che non è una una dura partita, perché sappiamo dove il Genoa è in questo momento e come gioca. Però ho detto già, dobbiamo fare tutto che abbiamo fatto a Udine, penso che solo così possiamo fare un risultato positivo. Ti chiedo un'ultima cosa io, quanto ti piacerebbe che dopo questa vittoria contro l'Udinese, domenica allo stadio ci fosse tanta gente a starvi vicino? Ma come giocatore, quando si vince non c'è un... non c'è una cosa che può fare più contento e più felice. Speriamo che anche dopo Genoa possiamo così continuare. Va bene, grazie ragazzi. Ma c'è un'altra.
Non vediamo mai. Pesci o ne poteva pescare
ma lo so santo, ci promesso un tonno, e fin domani ci avarca a fondo. Cacco le corna, bottani palati, sonnera resta che ti avvicina voce, dire che ti hanno che fanno i babbaluce. Thank you.
fatto, manca mia. Ce l'ha fatto, poi sta a posto. Simo. Simo. La pace. Bonini. Bonini come il giocatore della Juventus negli anni 80, comprate i miei Bonini. B-O-N-I. N-I. Andrea è giovane. Però se ne può studiare certe cose. Grazie. Grazie Paolo. Andrea. Come mio cognato. Auguri sempre! Sempre! Forza Palermo! Ciao Paolo! Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti! Ciao! Allora dov'è? A canale 46! Alla prossima! Grazie! Ciao! Sempre! Sempre!
la giri. Lui ha presentato, dove ci hanno pensato gli altri. Però mi aspettavo quello tuo invece che entrava. No, io l'avevo vista che c'era. Ok, no, Simo, io ce l'avevo vista lì. Per questo sono ancora qua. Thank you.
perché. Piero, siamo indietro, Piero. Gira, ti vedi fa la foto. Piero. Insieme, insieme. Piero. Grazie mille, di nuovo, sia da grazie mille. Ciao. Niente, di lei, mettiti lì, accanto a loro. Un momento le faccio un'altra. Va bene? Va bene? Okay. Posto, contento, felice? Prego, signora. Sì. Dove questo sì. Sì. Grazie. Ciao. Grazie. Prego ragazzi, telefono a me. Pronto? Singola? Si paga di più. Per quattro coppie abbiamo finito. Ok. Forza. Sì. Ciao ragazzi. Posso? Sì. Ciao ragazzi, ci vuole. Questo è il 31 di prossimo paragrafo. Prego. Che stai veloce, ma sta bene. Prego. Prego, no, questo ragazzo non lo fa entrare. Questo ragazzo non lo fa entrare. No, io. Questo è il succo. È che è milanista, quindi non riesce. Fa fatica. Forza Ciccio. Ciao Max. Un'altra perché spesso capita che... Questa è bella da mettere sul sito, questa foto. Ragazzi, la foto più bella di oggi... Come mi chiamate? Andrea Rispoli. Piacere. È milanista. Ecco. Massi. Un'altra foto, dai. Giacomo. Grazie. Sì, già. Ecco, bravo. Baciate. Sì, baciate. Andiamo in alto.
fatti dare l'omaggio, fatti dare l'omaggio, però che non ti fai dare niente. Grazie. Io l'ho fatto da signora. Vai, chef. La signora è già troppo impegnata. Dove si mangia? E dov'è la pizza? Arrivederci. La pizza allora. Ciao. Mangia, allora siete mangiata. Se ne affidiamo noi. Ultima foto. Thank you.
rosa nero sono per noi una passione, come il calcio ed il pallone, solo tu ci fai sognare, un sol battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un sol grido, Serie A!